Con 46 case editrici e 41 incontri, la Toscana sbarca da protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. Ieri è stato inaugurato lo stand della Regione, che ospita non solo presentazioni di libri e incontri con gli autori, ma anche iniziative per promuovere la lettura e mettere in rete tutto il mondo toscano che ruota intorno al libro. Dobbiamo fare una riflessione sul tema dei lettori, della lettura, perché i dati ci dicono che chi è interessato a leggere è una coorte sempre più esigua, che dopo la scuola si smette di leggere, e quindi questo è un problema che riguarda non semplicemente le capacità poi di gestione del mondo da parte dei nostri cittadini, ma riguarda anche gli editori e i librai, cioè quelli che i libri li stampano e poi devono venderli. Vorremmo che le biblioteche, insieme agli editori, insieme ai librai, ci aiutassero a stilare un patto regionale per la lettura. Le biblioteche sono ormai dei presidi culturali importantissimi in tutti i territori della Toscana, anche in quelle zone più, diciamo, remote, dove il contatto con la cultura, con l'offerta culturale è più complessa. Quindi vorremmo proprio rinforzare questo ruolo delle biblioteche. È chiaro che tutto questo non si può fare se non costruiamo un'alleanza con tutti i responsabili delle diverse filiere del libro. La prima giornata al Salone è stata dedicata alle politiche per la promozione della lettura, con gli esponenti della filiera del libro che si sono confrontati su come far crescere i lettori sin da piccoli e come mettere insieme le buone pratiche che già esistono in tal senso in Toscana. Quello che è venuto fuori dal dibattito qui allo stand della Regione Toscana è appunto l'importanza delle alleanze all'interno della filiera del libro, anche a livello locale, le librerie indipendenti, gli editori, la Regione stessa, noi istituzioni culturali pubbliche. Abbiamo il diritto, ma soprattutto il dovere, di mettere insieme le nostre risorse, le nostre energie e creare un patrimonio comune di esperienze, di relazioni, in modo tale che ci percepiamo reciprocamente come soggetti in grado di collaborare e non tanto di essere in concorrenza gli uni con gli altri. Le biblioteche creano di fatto lettori che poi diventano acquirenti delle librerie e diventano clienti degli editori. La promozione della lettura può passare anche dai social network. Sono sempre più numerosi i gruppi Facebook dove i lettori, più o meno forti, dibattono a proposito di libri e si scambiano consigli e recensioni. Come un libro tira l'altro, il gruppo fondato da un fiorentino, Claudio Cantini, che oggi conta oltre 110.000 membri. Avendo la passione della lettura fin da piccolo e avendo riempito la cassa di libri, insomma, quindi dovevo cercare qualcosa di nuovo per stimolarmi nel continuare. E allora, a un certo punto, le racconto un aneddoto, mio figlio mi disse, dice, babbo, ma se non ti iscrivi a qualche social sei una sociale. E io cominciai, allora mi sono iscritto a Twitter, Facebook, e da lì ho visto un po' come funzionava e ho creato questo gruppo che si chiama Un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri. E ci aggiunsi gli amici che ci avevo io e poi piano piano cresceva sempre di più. È come il bar dei libri, no? È come parlare di calcio al bar, ci si scrive lì, siamo davanti al computer, al telefonino, però un po' ci si accanisce, a volte ci si azzuffa anche, ma insomma bonariamente, però si parla di libri. Ecco, la cosa interessante è questa, c'è molta, apparentemente dal nostro gruppo la crisi della lettura sembra che non ci sia, ecco. Per avvicinare i più giovani alla lettura in Toscana esiste anche un'esperienza unica in Italia, quella del Centro Regionale di Servizi per le Biblioteche per Ragazzi, istituito dalla Regione presso la Biblioteca Terzani a Campi Bisenzio. Organizziamo convegni e seminari di aggiornamento professionale specificamente dedicati a bibliotecari e operatori del settore, e poi facciamo anche una bibliografia che si chiama Almeno Questi, che è scaricabile gratuitamente dal nostro sito www.liberweb.it. E dalla bibliografia cosa si evince? Ci sono un sacco di titoli e di autori che riteniamo, come appunto il nostro staff di documentalisti ritiene, fondamentali per la costruzione di una valida biblioteca per bambini e ragazzi.
Quindi voi aiutate le altre biblioteche a nascere? A nascere, a crescere, ad aggiornarsi, quindi a costruire, a far nascere proprio le loro collezioni, ma anche a mantenerle aggiornate nel tempo. Un esempio virtuoso di libri per giovani lettori è la collana Rivoluzioni dell'editore toscano Istos, che ha vinto il prestigioso premio Andersen, che viene assegnato alle migliori pubblicazioni nell'ambito della letteratura per ragazzi. Com'è nata questa collana? È nata dall'idea di raccontare la storia in modo diverso, facendo sentire ai ragazzi che dalla storia non ci si chiama fuori, le cose che succedono intorno a te ti cambiano. Ci sono dei momenti della storia un po' più forti, cioè quelli dove il cambiamento è visibile a tutti, anche a quelli distratti, e questi sono i cambiamenti forti, le rivoluzioni. L'idea era di far sentire ai ragazzi come nella storia questi momenti sono ricorsivi e come riguardano anche le persone non importanti, non conosciute, non famose. Quindi consentirgli un'immedesimazione più forte con la storia.